Allora, vuoi qualcosa da bere, follettino, da mangiare? Abbiamo tante cose, come per esempio un bel poppit fragola. Tieni, ti piace? Te lo metto qui. Vicino, ecco, no, 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 non cadere, non cadere. Lo metto in testa. Ecco fatto, io ho messo il poppit fragola in testa. Guarda, rimane in equilibrio. Cosa fai, Claudia? Ma è più alto. No, oh. No, Claudia, sii gentile col follettino. Fidati, è una trappola. Claudia non si fida. Claudia, sei così diffidente tu però, eh? Ah, com'è simpatico. Ma ogni tanto non senti degli strani rumori che vengono da lui, da follettino? Senti dei rumori strani? Sì? C'è qualcosa okay, che ok, lo buttiamo fuori. No, 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 aspetta, 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 Claudia. Può darsi che, boh, sarà qualcosa che si è rotto qua dentro. Può darsi che sia un robot, non lo so. Ma non ha delle batterie, è un pupazzo. E che ne sai? Può darsi che le tiene nel sederino le batterie. O sotto il cappello. Certo che è un po' strano, fa dei rumori strani. Esatto, perciò non ti devi fidare. Sentiamo. I pupazzi non fanno questi rumori. Ma noi lo teniamo lo stesso perché è un pupazzo unico ed è raro. Lo lasciamo qui. È finita di fare spaccate? Cosa? Me l'avevi promesso! Di cosa? Che succedeva. Che se succedeva qualcosa di strano, noi lo buttavamo fuori. Ma non è successo ancora niente, sono soltanto dei rumori, ma non è successo nulla di strano. Ma è molto sospetto, l'avevo detto. No! No! Non è una vera persona, Vittorio, smettila. Ma Claudia, dagli una possibilità. Claudia, gira, gira sulla sedia. Ti faccio girare ancora? Più veloce. Ah, ah. Oh, ti è da vomitare? No. No? E io giro ancora, giro, giro ancora. Guarda, follettino, come gira Claudia. Girami. Sta scrivendo qualcosa il Grinch, Claudia. Guarda. Ehi, voi siete ridicoli. Ha detto che siamo ridicoli. Cosa ci invii, Claudia? Le risate? Ma quanti ci invii? Ma lui dice che sono pazzi. Sta scrivendo qualcos'altro. Vediamo cosa dice. È online. Ora secondo me sta scrivendo. È online. Ma che significa che è online? Che sta cancellando? No, online significa che sta guardando il telefono. Oh! Piccola bestiolina, smettila di girare sulla sedia, ma ci sta spiando! Ma come fa a vedere che giri sulla sedia? Come fa il Grinch a sapere che stavi girando come una trottola impazzita sulla sedia? Ma cosa gli dici? Ci spia? Ma come fa a spiarci il Grinch? Quella telecamera, e sento anche dei rumori che si stanno avvicinando qua. Vittorio! Grinch, ma come fai a spiarci? Ma secondo me non ce lo dice come fa. Però non è possibile, quelle telecamere che stanno là sopra sono le telecamere di sicurezza della casa. Non sono le telecamere del Grinch. Quindi non può essere che ci sta spiando con quelle lì, ma con qualcos'altro. Con cosa? Un pupazzo. Dici? Quale? Qualche pupazzo. Che è, Claudia? Sono tipo quello. Come? Sì. Con follettino ci sta spiando? Sì. Sì? Sì. Ok, gli è successo. No, 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 aspetta. Ci sta spiando, allora come ha fatto a sapere che... Quando non c'era, questo follettino non vedeva il Grinch che avevo fatto la ruota. Perciò... No, ma sarà una coincidenza, Claudia, non è possibile. Secondo me ci avrà spiato dalla porta, ma non può essere follettino la telecamera del Grinch. Dai, quindi allora il Grinch ci guarda qua. E allora dici, Grinch, sei stupido. No! Esci subito fuori. Tu dici il Grinch. Come fa il Grinch a stare qua dentro? Quello ciccione. Forse ha messo delle telecamere qua dentro. Sì. Gli occhi sono delle telecamere. Uh-huh. E digli qualcosa e vediamo se il Grinch scrive qualcosa. Siete davvero così stupidi. Siete davvero così stupidi. Oh no, Claudia, forse hai ragione. È una telecamera del Grinch. Sto sentendo tutto. Finalmente. Oh mammina, ci è mancato poco. Potevo anche dire, che ne so, che sotto il letto io tengo nascosti dei biscotti. E ora l'hai detto.
fatto? Ma da tanto non c'è più la telecamera, quindi non ci sente più. E se sono anche altri pupazzi? Altri pupazzi? Ah. E quali? L'elefante? Mi stai facendo girare la testa con questa sedia, Claudia. Cosa vuoi dire al Grinch? No. Buttato. Grinch, abbiamo buttato la tua telecamera spia, tanto lo sappiamo che eri tu. La Vitto Family è molto più furba del Grinch. Vittorio l'aveva detto fin dall'inizio che quella tele, che quel pupazzo era pericoloso. Sì, l'ho sempre detto. Non è vero. Mentre Claudio diceva: com'è bello questo pupazzo, teniamolo, mettiamolo sì, qui sì, in casa. Sì, certo. Ma Vittorio, vedi, è molto molto intelligente e scaltro. Ho detto che era sospetto. Sì, certo. Adesso Claudia vuole prendersi tutti quanti i meriti del successo. Non è vero. Ma in quel video, sai che avevo detto? Cosa? Avevo detto che è molto sospetto. Perciò l'ho detta io. Io l'ho detta. Sì, vabbè, ok, tutto a posto. L'importante è che quel pupazzo se ne sia andato. Va bene, e comunque... Guarda! C'è il follettino qua di nuovo! È vivo follettino! Oh mamma! Te l'avevo detto che era Vittorio, ora che hai fatto? Guarda! Attenta! Non toccarlo, potrebbe esplodere! È una bomba! Una bomba! Follettino è una bomba! Cosa facciamo? Buttalo fuori! Apri la finestra! Buttalo fuori! Così, ecco! Cos'era quel rumore? Lascialo fuori! Punto! Siamo salvi! Un pelo! Che c'è? Chi ha aperto la porta? La porta si è aperta da sola? Ma com'è possibile? E c'è un'ombra, Vittorio, vai avanti tu! Vai avanti tu, vedi, ti spingo! Vai tu, Claudia! Claudia, no. Vai tu! Ok! Può darsi che il Grinch si è arrabbiato e adesso è fuori la porta! Grinch, sei tu? Porco spino! Era loro giubilante! Era lui! Vai avanti tu! No! No, Claudia, non mi lasciare da solo! Claudia, ma sei impazzita, distruggi tutta quanta la cameretta. Adesso basta, andate via. Ma da cosa? Ma semmai, Grinch, tu vattene via dalla mia casa, dalla nostra casa, della Vitto Family. Esatto. Ecco, no, noi ci dobbiamo andare via. Grinch, allora, nel caso te lo fossi dimenticato, sei tu quello che se ne dovrebbe andare via da qui, che si è messo in camera da letto e ha rubato l'albero e i regali. Restituisciceli e tutto quanto andrà bene. Tanto la tua telecamera l'abbiamo buttata, abbiamo capito che sei tu. Io l'avevo detto fin dall'inizio. Non è vero, l'ho detto io. Va bene, l'ha detto anche Claudia che eri tu. Capito, Grinch? Ma io avevo detto sei molto sospetto. Quel coso. Ha detto vabbè, teniamocelo. Però ha detto se succede qualcosa di strano è successa e ora l'abbiamo buttato fuori, la storia è finita. Non ce ne parliamo più e buonanotte. Buonanotte. Uff, chissà quale altre sorprese avrà in serbo adesso per noi il Grinch, Claudia. E chissà se ritroveremo i nostri regali. Io voglio il mio regalo di Natale. E anche l'albero. E anche i biscotti. Va bene, sai che fa? Cosa? Apriamo la porta del Grinch. Sì, apriamo la porta del Grinch. Ci prendiamo tutti i regali e l'albero. Apriamo la porta del Grinch.
la porta del Grinch. Apriamo 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 la porta del Grinch. È morta Claudia. Ok, Vitto Family, io sono Vittorio. Io sono Claudia. E ci vediamo al prossimo episodio. E ciao. Ciao. Diventare anche voi dei veri e propri membri della Vitto Family, dovete avere assolutamente le magliette ufficiali. Per avere la maglietta ufficiale della Vitto Family con l'autografo di Vittorio, ovvero il mio, basta andare su vittoriolofredo.it e la maglietta ufficiale arriverà dritta dritta a casa vostra e diventerete dei veri e propri membri della Vitto Family. Vittoriolofredo.it, vi aspetto lì, ciao.